Sarà una Pasqua differente dalle altre, ma io e la Cina Do ci teniamo ad augurarvi di passarla serenamente. Pochi secondi per augurarvi una serena Pasqua. Un abbraccio alle vostre famiglie, a voi, con la speranza e con l'augurio di tornare al più presto nel nostro stadio. Ciao e forza Nardò! Ciao a tutti, nonostante il momento è ancora delicato, volevo augurare a tutti i tifosi del Nardò una serena e santa Pasqua. Non molliamo proprio adesso, ne usciremo più forti di prima. Un abbraccio e buona Pasqua. Ciao! Buongiorno a tutti, approfitto delle possibilità che in un periodo così paradossale ci danno questi strumenti informatici per porgere a tutta la comunità neretina i miei più sentiti auguri per una santa Pasqua, con la speranza che possa essere veramente una Pasqua di resurrezione e che ci porti a superare questa situazione economico, finanziaria, sociale e soprattutto sanitaria disastrosa. Per quanto possibile cerchiamo tutti di approfittarne per stare ancora più vicini ai nostri figli che spesso forse hanno patito la nostra assenza per motivi di lavoro e speriamo presto di poter ricordare questo strano periodo pasquale come qualcosa di veramente superato. Auguri ancora a tutti voi e un abbraccio virtuale e non dimentichiamocelo sempre, forza Toro. Ciao a tutti, in questi giorni particolari il mio augurio è quello di non perdere mai la speranza e che come la Pasqua segni per tutti una nuova rinascita. Auguri e forza Nardò. Ciao a tutti, sono felicissima di potervi mandare questo video per augurarvi una santa Pasqua. Attualmente sono in divisa perché operativa con la Protezione Civile, però ne approfitto per dirvi che siamo pronti, siamo carichi, forse anche più di prima, per ricominciare. Appena tutto questo sarà finito, e mi auguro prestissimo, ritorneremo a tifare per il nostro Toro, per il nostro Nardò. E ne approfitto per salutare tutti quanti e soprattutto la tifoseria organizzata, che ho saputo si sta tanto adoperando per le famiglie che hanno bisogno nella Nardò stessa. Ciao a tutti, auguri ancora di Santa Pasqua. Un abbraccio e un saluto affettuoso alla città di Nardò e in particolar modo ai suoi sportivi e alla grande famiglia del C Nardò. Mai come quest'anno Pasqua assume il significato di rinnovamento. Ci rinnoveremo perché ritroveremo il gusto della vita, il gusto di vivere le cose normali, la nostra quotidianità che oggi ci manca. Quindi apprezzeremo quello che viviamo di solito nella maniera ordinaria tutti i giorni. Noi ci auguriamo di ritrovarci tutti insieme numerosi allo stadio quanto prima per poterci riabbracciare, per poterci vedere di persona e per esultare dopo un gol del nostro Nardò. Nel frattempo ancora un piccolo sacrificio, poi questa resurrezione alla vita ci vedrà coinvolti tutti. Buona Pasqua. Carissimi amici, tanti auguri di buona Pasqua di Resurrezione, che sia una Pasqua di armonia, di pace, di gioia, di serenità, di salute. Ecco, ci rimanda impressa quella pietra ribaltata, quella pietra rotolata dall'esplosione di gioia, dall'esplosione della Resurrezione di Cristo. Ecco l'augurio che vi do, cioè che la vostra vita sia una vita ribaltata dal prima e da questo momento in poi. Cioè che siate le persone migliori, che possiamo tutti noi, anch'io, essere degli uomini e delle donne tutto migliori di come eravamo. Risorgiamo con Cristo. Come poter risorgere? Affidandoci a Lui, vivere insieme a Lui. Vi garantisco che la nostra vita veramente potrà risorgere, potrà cambiare e potrete veramente sperimentare un amore che finora non avete mai potuto sperimentare. Ecco, risorgete nella vostra vita. Tanti auguri allora di buona resurrezione. Carissimi, vi abbraccio e vi benedico e che presto possiamo rincontrarci a tifare i nostri colori, ma soprattutto a cantare un inno di pace, un inno di armonia e di amore che invada non soltanto lo stadio, ma l'intera umanità, ma soprattutto la nostra vita. Arrivederci. Ciao, un affettuosissimo auguri. E sentito
augurio di buona Pasqua, di serena Pasqua a tutti i tifosi e gli sportivi neretini. E il momento è quello che è sicuramente una Pasqua molto diversa, però dobbiamo fare tutti quanti in modo che comunque questo passaggio che rappresenta la Pasqua, dalla morte alla vita per chi crede, comunque dal dolore alla gioia, dalla tristezza all'elatezza, per chi non crede, possa davvero essere ricordato come un momento di luce e di luminosità per la nostra interiorità. Quindi veramente buona Pasqua di tutto cuore a tutti. Voglio augurare a tutti i miei concittadini una felice e serena Santa Pasqua e con l'occasione mi voglio complimentare con tutta la comunità per l'alto senso civico che hanno dimostrato in questi giorni di lockdown e anche e soprattutto per l'enorme sentimento di solidarietà che ha contraddistinto la nostra comunità. Nardò e i Neretini hanno dimostrato ancora una volta di far parte di quel migliore Sud, di quella migliore Italia che tutti noi vorremmo per le nostre future generazioni e per quelle attuali. Auguri a tutti.